Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione della Digital Week dell'Asset Management. Naturalmente un'edizione che si snoda completamente in streaming, dati tutti i problemi che ormai conosciamo benissimo, purtroppo. Ebbene, data la situazione, non potevamo non focalizzare questa nostra prima giornata di oggi proprio sulla parola futuro, perché se è vero che probabilmente non è vero che nulla sarà più come prima, ma comunque qualcosa non sarà più tale, allora è il caso di capire come attrezzarci per vivere, che si sia consulenti, asset manager o clienti finali, i mesi che arriveranno e perché no, anche gli anni che arriveranno. Allora lo faremo oggi in una serie di tappe, iniziando tra pochissimi minuti con una tavola rotonda dal nome Soluzioni per un mondo nuovo e lo faremo poi alle 15:30 ancora in un'altra tavola rotonda con Allianz Global Investors dal nome Nuovi orizzonti di investimento, passando quindi dalla sostenibilità alla cyber security. E poi a fine giornata, quindi alle 16:30, lo faremo con un premio Nobel, Michael Spence, anche lui ci accompagnerà alla scoperta del nuovo futuro, perché questo purtroppo è, o per fortuna, è quello che ci aspetta. Ecco, allora vi volevo spiegare anche brevissimamente come funzioneranno queste nostre giornate. Partiamo oggi, si tratta di 5 giornate, arriveremo fino a venerdì, ogni giornata avrà un tema focale, oggi appunto parliamo di futuro e di mondo nuovo dell'asset management. Lo facciamo partendo proprio dal primo incontro di oggi e lo faremo con un grande protagonista del mondo dell'attivo e anche con altresì un altro protagonista, questa volta del passivo. A tra poco. E rieccoci in studio. Allora, come vi dicevo, iniziamo parlando di ciò che arriverà. Allora, qualcosa abbiamo visto in questi mesi, qualcosa è già cambiato, pensiamo alle abitudini di consumo, pensiamo alla fruizione anche di contenuti media. Il mondo ha avuto un'accelerazione in questi mesi di lockdown prima e poi di uscita, tentata uscita da Covid. Allora, il risparmio gestito ha saputo tenere le redini della situazione, evidentemente però serviranno nuove soluzioni per la copertura di nuove esigenze che si sono create e che molto probabilmente sono qui per restare, quindi le troveremo anche nei prossimi mesi, anni, per andare a coprire appunto le necessità di investimento di lungo termine. Allora, per parlarne bene e approfondire, oggi sono con noi due ospiti, secondo me, d'eccezione, perché appunto vi dicevo, un protagonista del mondo del passivo, Simone Rosti, Country Head di Vanguard. Buongiorno Rosti. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E dall'altra parte Stefania Paolo, che è Country Head, quindi responsabile per l'Italia di BNY Mellon Investment Management. Quindi stiamo parlando di due assoluti colossi a livello mondiale che ci potranno dare dal loro punto di osservazione, diciamo, una visione non solo italocentrica, ma anche globale di ciò che sta avvenendo e speriamo anche di ciò che potremo fare per vivere al meglio e investire al meglio nei prossimi mesi. Allora, io partirei da Rosti, perché innanzitutto per capire appunto una visione di ciò che è stato, una fotografia dell'oggi e magari capire anche in prospettiva cosa si potrà, diciamo, come si potrà ottimizzare la proposta da parte vostra di soluzione di investimento e dall'altra i portafogli degli investitori. Allora, iniziamo però, mi faccia capire un po' come sono andati questi mesi lì in Vanguard, questi mesi così complicati, diciamo. Ma sono andati molto bene. Fortunatamente Vanguard ha dimostrato ancora una volta la propria resilienza al mercato. I prodotti indicizzati, compresi gli ETF, hanno dimostrato ancora una volta la propria capacità di affrontare le sfide e fa piacere riscontrare, non solo per Vanguard, ma per tutto il mercato, che ogni volta che c'è una crisi l'industria ne esce rafforzata. Per Vanguard è stato tuttora, fino ad oggi, quantomeno un anno eccezionale. Abbiamo avuto nuova raccolta per oltre 200 miliardi di dollari, quindi gli investitori hanno continuato a ritenere Vanguard una delle soluzioni per i propri risparmi.
E quello che ci ha stupito in positivo e che è una dimostrazione di quello che probabilmente riusciremo a imparare dalla crisi, è stato che il 97% dei clienti privati di Vanguard negli Stati Uniti, non hanno movimentato il portafoglio in maniera eccessiva facendosi prendere dall'emotività. E questo, secondo me, è uno, degli aspetti che per i risparmiatori deve essere un mantra in situazioni di crisi come queste. Esatto, quindi potremmo dire da un certo punto di vista l'investitore è stato veramente resiliente e altrettanto l'industria del risparmio gestito. Però qualcosa obiettivamente si è rotto, in senso non necessariamente negativo, però qualcosa è cambiato. E allora se lei dovesse guardare al futuro, quali sono tre elementi che terrebbe in considerazione da qui in avanti, ovviamente guardiamo a lungo termine, tre cose che effettivamente hanno avuto un momento di rottura rispetto al passato e che devono guidare le scelte di investimento. Assolutamente, sembra ripetitivo dirlo, ma l'aspetto tecnologico è diventato qualcosa da cui non si può sfuggire. Questo non riguarda solo il mondo degli investimenti e l'economia, ma riguarda tutto. Pensiamo solo alla scuola gestita in parte in remoto nel passato. Ormai l'aspetto tecnologico è ineludibile su tutti i fronti, compreso anche quello del risparmio. C'è un aspetto che ci ha insegnato molto ed è quello di continuare a investire in tutte le imprese e in tutte le industrie. Se noi ci aspettiamo di dedicare quello che è stato il passato con incentivi e un'attenzione che era quella del mondo vecchio, anziché investire continuamente in risorse, in tecnologie, in opportunità, la nostra economia italiana, europea e globale continuerà a rischiare. Se noi invece prendiamo spunto da quella che è stata la crisi, una crisi finanziariamente veloce, ma che può avere ancora i propri effetti, ma economicamente, ahimè, una crisi più lunga, abbiamo capito che dobbiamo continuare a investire in settori cruciali e farlo con un'attenzione al futuro, ai giovani e alle nuove risorse. La tecnologia è una di queste, ma è probabilmente l'aspetto più importante. Il terzo elemento che abbiamo riscontrato essere, apparire quantomeno ciclico negli anni, però è forse importante che a volte con queste crisi ogni tanto ritorni ai propri occhi l'aspetto della liquidità. Spesso e volentieri l'aspetto della liquidità degli investimenti, non solo mobiliari, ma anche immobiliari, si dimentica, altre volte diventa un tema da affrontare in maniera cruciale. Quello che è importante è accorgersi che in queste crisi ci segnalano che la liquidità ha un costo e ha un valore. Non dimentichiamoci, perché abbiamo visto quello che è successo nel 2008, abbiamo visto quello che è successo negli ultimi mesi, seppur in maniera molto veloce, ma abbiamo visto anche quello che tra il 2008 e il 2011 è successo fino al 2020. Quindi, diciamo, questi sono tre temi su cui penso che guardando al passato, senza ripetere quello che tutti sappiamo, ma attraversando il presente e arrivando al futuro, dobbiamo tenere in considerazione in maniera consistente e frequente. Ecco, e così siamo arrivati a una anticipazione di quello di cui parleremo dopo, perché naturalmente parleremo di tendenze e settori di investimento per questo futuro, per questo mondo che è un po' cambiato, insomma. Però adesso chiederei alla dottoressa Paolo se, appunto, magari di fare un quadro della situazione anche dal punto di vista strettamente economico e appunto immaginare dove ci stiamo indirizzando, insomma, cosa vedremo presumibilmente nei prossimi mesi, dato che poi naturalmente vaccino e Covid restano probabilmente dei fattori da cui non si può prescindere. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, il 2020 possiamo definirlo decisamente come un anno di convergenze.
L'epidemia di coronavirus è stata un vero e proprio cigno nero, un evento imprevedibile, il cui impatto economico e sociale è purtroppo ben noto a tutti. A questo se ne è aggiunto anche un altro, sotto forma di una guerra sui prezzi del petrolio, che ha avuto un impatto anche rilevante sull'economia del mondo emergente e non solo. Il terzo evento chiave del 2020 è oramai alle porte, e mi riferisco ovviamente alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, anticipate anche da una campagna elettorale che, come abbiamo visto, è anche ricca di colpi bassi tra i due candidati e anche colpi di scena, con il recente annuncio di contagio del presidente Trump. Uno solo di questi eventi sarebbe già stato rilevante per tutta l'economia e anche per i mercati finanziari. Quindi il loro incrocio, come potete immaginare, ha creato una matassa proprio di fili rossi ben difficile da decifrare, che ha spinto anche gli investitori alla ricerca di guide in grado di aiutarli a navigare attraverso mari mai così incerti. Il nostro outlook macroeconomico prende atto proprio da tutti questi fattori e dall'andamento della crescita nei primi 9 mesi dell'anno per individuare anche uno scenario di base che possa essere utile in tal senso. Se guardiamo la slide, l'outlook economico, ad oggi abbiamo visto un andamento dell'economia globale compatibile con un andamento a V, quindi un brusco declino seguito da una rapida ripresa, che è già evidente in Cina, ma anche in misura minore in Europa e anche negli Stati Uniti. Le notizie più recenti sono caratterizzate proprio da un tono più pessimista, quindi dovuto in gran parte al montare di una seconda ondata di contagi in molti paesi europei. Tuttavia, noi di BNW Mellon crediamo che ci siano molte ragioni per essere ancora ottimisti sull'outlook. I dati principali, dei principali indici PMI e macroeconomici, come potete vedere dalla slide, sono ancora al rialzo. Vi è un eccesso di domanda accumulata che attende anche di riflettersi proprio sulla stessa offerta. E soprattutto anche gli stimoli fiscali e monetari globali hanno raggiunto dei livelli davvero senza precedenti, pari addirittura, pensate, al 15% del PIL globale. E il loro pieno effetto deve essere ancora avvertito sui mercati. Quindi ad oggi abbiamo individuato 4 possibili scenari davanti, a cui diamo una probabilità del verificarsi. Per i motivi appena spiegati, i nostri esperti attribuiscono allo scenario di buona ripresa, quindi allo scenario a V, una probabilità del 40%, con un ritorno quindi dell'attività economica globale ai livelli pre-crisi, quindi entro fondamentalmente il 2021. Ma abbiamo anche un altro scenario possibile, che è quello di una ripresa anche molto forte, parlando sempre dello scenario in termini positivi, tanto da creare pressione sull'inflazione con grande anticipo rispetto a quanto previsto. Quindi ponendo in questo modo anche le banche centrali dinanzi a un dilemma nel 2021. Proseguire o interrompere i piani di stimolo? Beh, crediamo comunque che sia uno scenario davvero poco probabile, per cui i nostri economisti, gli economisti di BNW Mellon, attribuiscono una probabilità di circa il 20%, che insieme comunque alla precedente del 40% porta a una possibilità di outlook positivo del 60%. Guardiamo invece ai 2 possibili scenari più negativi, nel caso appunto di uno scenario più negativo che sembra essere più vicino a quello di consensus. Prevede un picco di casi durante l'inverno, mentre il pessimismo diventa una sorta di profezia autoavverante, quindi la paura della paura, che spinge anche imprese e consumatori a rimandare investimenti ed acquisti. Quindi questo scenario che abbiamo chiamato paura della paura terrebbe un po' l'economia in ostaggio, impedendo proprio una piena ripresa dell'attività economica sino alla metà, prevediamo, del 2022, ma attribuiamo a questo scenario un 30%. In ultimo, uno scenario davvero residuale a cui attribuiamo un 10% è lo scenario di deglobalizzazione che è indipendente dall'andamento del virus. In questo caso, le tensioni geopolitiche si acuirebbero sino a portare proprio a una riduzione e diversificazione delle filiere globali, quindi con una necessità poi di ristrutturazione delle economie sia sviluppate sia emergenti. Ma appunto, come dicevo poc'anzi, a questo scenario diamo una probabilità del 10%, per cui nel complesso lo scenario negativo è del 40%.
Quindi questo un po', i diversi scenari influenzeranno comunque chiaramente in modo differente i mercati. Ecco, per concludere, se guardiamo alla slide impatto sui mercati finanziari, vediamo che le proiezioni sui prezzi dell'S&P 500 stimate dai nostri economisti sono molto diverse a seconda delle strade intraprese dall'economia globale, con una differenza, devo dire, davvero sensibile tra il caso migliore e il caso peggiore di scenario, di circa il 2%. Scenari, come sempre accade, lasciano aperte molte strade, sono anche un po' difficili da interpretare, appunto perché c'è comunque una certa variabilità, però mi è sembrato di capire dalle sue parole che, come abbiamo visto in questi mesi, pur in una situazione assolutamente mai vista, perché questa è la verità, mai vista dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente i mercati sono riusciti a tenere la risposta del risparmio gestito. Anche gli investitori, insomma, non si sono lasciati prendere dal panico. Questo potrebbe essere, diciamo, uno scenario centrale. Aggiungo io un quinto scenario, potrebbe essere quello centrale tra tutti quelli che lei ha presentato. Però poi ovviamente oggi parleremo anche di, come vi dicevo, di investimenti reali, no? Arriveremo anche a capire dove orientare le nostre scelte di investimento. Prima però devo assolutamente ricordare che c'è anche una possibilità di interagire con noi, visto che purtroppo non siamo a livello fisico, ma solo nell'etere, anzi in streaming, e quindi vedete sotto nello schermo un pulsante su cui voi potete cliccare per rivolgere a noi, ai nostri esperti, le vostre domande via WhatsApp. Arriveranno qui in redazione e noi chiaramente le rivolgeremo. Quindi, ritornando al nostro discorso di oggi invece, siccome dicevamo le varie tendenze emerse in questo 2020 così complicato, tra le tendenze sicuramente c'è anche quello della corsa ai prodotti a basso costo. È uno dei motivi per cui oggi Simone Rosti è con noi, proprio per capire se effettivamente le cose stanno così o questa è solo una tendenza che si è vista a livello globale e se effettivamente può essere detta tendenza, visto che è un fenomeno che mi risulti già in corso da qualche tempo. C'è stata un'accelerazione in questo? Assolutamente sì. Quello che abbiamo visto è stato emergere non solo per il tema della pandemia, ma da anni è rinforzato da una serie di ragioni, tra cui anche ragioni regolamentari, ragioni di mercato, ragioni di efficienza, rafforzarsi una tendenza che era già in atto da qualche tempo, era già in atto da qualche anno, da parte di soggetti diversi, non solo investitori istituzionali, come originariamente descritto, ma con una serie di investitori che hanno accelerato la propria tendenza per le ragioni di cui dicevo. Io lavoro nel settore degli investimenti passivi indicizzati a basso costo dal 2007 e devo dire che c'è stato l'anno una parabola in crescita molto importante con delle accelerazioni che si sono verificate negli ultimi anni. Se all'inizio gli investimenti passivi, gli ETF, venivano prevalentemente utilizzati dai gestori professionali, dagli investitori di gestioni patrimoniali, di fondi, di assicurazioni, la tendenza si è accentuata poi negli ultimi anni con gli investitori istituzionali tradizionali, quindi di fondazioni, di investitori di tale natura, a una serie di strumenti, tra cui gli ETF, fondi indicizzati o in maniera più ampia mandati indicizzati, che hanno riconosciuto di fatto il valore di mettere al centro del proprio portafoglio, nella parte core, la parte di liquidità, gli strumenti efficienti che un benchmark e che possono garantire l'implementazione dell'asset allocation strategica, che è di fatto per gli investitori istituzionali l'aspetto più importante. Quello che si è poi avviato negli ultimi anni è un corso che, a modo di vedere, arriverà a maturazione ancora tra qualche anno verso il mercato degli investitori privati tramite soprattutto
i consulenti finanziari. Oggi sappiamo che il tema della distribuzione di prodotti finanziari in Italia e della consulenza finanziaria è determinata prevalentemente da un conflitto di interesse che è legato alle retrocessioni e alle commissioni. Questo meccanismo, che in parte distorce l'efficienza del mercato, riteniamo che inizi a piano superato da una serie di servizi, da una serie di strumenti, quali ad esempio la consulenza a pagamento, quali la diffusione delle gestioni patrimoniali anche e soprattutto tramite consulenti finanziari, quale anche l'utilizzo di strumenti efficienti se ha un costo contenuto come le unit link, consulenti, ETF e fondi indicizzati. Ecco, tutto quello che abbandonerà, rimuoverà il collocamento tradizionale puro, che riguarda semplicemente principalmente un'attività di vendita di fondi, ma verrà superato da consulenza a pagamento, da strumenti efficienti come le gestioni patrimoniali e strumenti efficienti quali le unit link con sottostanti ETF, penso che arriveremo a quello che è successo in mercati più maturi, più sviluppati da un punto di vista della consulenza finanziaria, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove il cliente è al centro e dove c'è un allineamento di interessi tra cliente, consulente e società di consulenza. Quello è quello che è un percorso che è iniziato adesso. Noi abbiamo avviato le conversazioni con alcune reti di consulenza finanziaria, con colleghi nel mondo del private banking, e sentiamo questo interesse nel mettere il costo basso all'interno del proprio portafoglio. È un percorso che io chiamo l'istituzionalizzazione del mercato retail, che è un percorso che abbiamo visto esserci stato in diversi altri aspetti del nostro mercato, i prodotti finanziari come i fondi, alcune tipologie di strumenti quali i mercati alternativi, tematici, piuttosto che il mercato ESG, che è partito da un percorso meramente istituzionale e piano piano si è rivolto al mercato della consulenza, al mercato retail. Ecco, quello che ha rafforzato anche il meccanismo, la considerazione dello strumento ETF come un prodotto efficiente è stata anche la dinamica di utilizzo delle banche centrali. Sono dati pubblici, la Banca d'Italia è stata tra i primi utilizzatori nel mondo delle banche centrali di ETF. Sappiamo tutti che la Bank of Japan, la banca centrale giapponese, negli ultimi anni ha avviato l'acquisto di ETF principalmente azionari del proprio mercato domestico per le proprie riserve. Non ultima, anzi tra le ultime, la Fed, la banca centrale statunitense. Abbiamo tutti letto che per riavviare un percorso virtuoso ha iniziato a investire nell'aprile di quest'anno in ETF con sottostanti strumenti obbligazionari di varia natura. Quindi quello che era una volta considerato un outsider, era una volta considerato un prodotto dinamico, poco diffuso, oggi sta diventando un prodotto al centro del portafoglio dei nostri investitori. Bene, quindi tra l'altro ha citato oltre agli ETF naturalmente, alcune specializzazioni degli ETF per quanto riguarda il mondo ESG, i tematici naturalmente sono tutti temi appunto che rientrano sia nelle competenze passive che in quelle attive. E allora colgo l'assist per passare alla dottoressa Paolo e chiedere appunto quali tendenze si sono viste in questi mesi, ancora mesi difficili, ma fortunatamente non per il risparmio, quali tendenze a livello di strategie e soprattutto una volta visto cosa ha funzionato, capire cosa potrebbe funzionare ancora da qui in avanti. Sì, l'impatto per gli investitori e le strategie è stato molto importante, in questi mesi. Al di là delle drammatiche conseguenze economiche e sociali, il Covid-19 è stato un acceleratore di cambiamenti, come possiamo vedere dalla slide che vedete adesso, appunto, il grande acceleratore che è il Covid-19. Il Covid ha spinto banche centrali e governi a intervenire nuovamente con massicci stimoli monetari e fiscali, quindi ha determinato anche una maggiore divergenza
tra settori vincitori e perdenti, settori vincitori come quelli che afferiscono all'economia digitale e perdenti come l'immobiliare, il turismo e i combustibili fossili. E ha spinto anche sempre di più, come appena dicevamo poc'anzi, ai temi di sostenibilità ambientale, sociale e anche di governance, quindi ponendo in particolare enfasi anche sulle diseguaglianze sociali e i diritti dei lavoratori, non solo dei paesi emergenti, ma anche in quelli sviluppati. Quindi il posizionamento, che dire, dei portafogli degli investitori non può non tener conto di tutti questi cambiamenti, e che in particolare si vanno anche ad innestare su dei trend secolari di lungo periodo, accelerandoli, come dicevamo, e anche aggiungendosi ad essi. Nel lungo periodo è importante sottolineare che restano valide alcune osservazioni antecedente proprio all'anno dei cigni neri e del Covid-19, e in particolare il trend strutturale di cui dobbiamo tenere assolutamente conto quando parliamo di no strategie innovative o comunque di strategie esistenti attualmente sul mercato è quello di una crescita economica globale sempre più bassa. Pensate che negli ultimi 50 anni c'è stato un calo strutturale della crescita globale. Se guardiamo proprio i dati, non solo l'andamento del PIL è volatile, ma anche la media consecutiva a 10 anni è andata diminuendo stabilmente, dal 5,5% degli anni 60 a meno del 3% negli ultimi anni. Quindi anche i modelli di business comunque si stanno evolvendo ancora più rapidamente. Quindi pensate che nel 1955 le società quotate nell'S&P 500 avevano una vita media di 61 anni. Quindi nel 2015 l'aspettativa di vita è scesa ad appena 17 anni. Quindi le aziende scompaiono per via di acquisizioni, fusioni o semplicemente perché escono dal mercato per via appunto di acceleratori o eventi importanti. Quindi negli ultimi 15 anni il 52% delle aziende incluse nell'elenco Fortune 500 sono letteralmente svanite. Quindi è sempre più difficile trovare una crescita sostenibile sia a livello macroeconomico, sia guardando proprio anche alle singole aziende, travolte anche dall'innovazione dirompente dal cambiamento di tecnologie e modelli di business. Quindi in questo contesto crediamo che alcune soluzioni di investimento siano più adatte proprio per guidare gli investitori attraverso la volatilità di breve, ma soprattutto per catturare anche la crescita di lungo termine. Guardiamo anche ai nuovi scenari per l'asset allocation, questa slide. E vediamo come in particolar modo un portafoglio che idealmente ruota intorno a strategie che mantengono un orizzonte di lungo periodo, per evitare proprio la volatilità di breve termine e quindi individuare proprio le grandi tendenze strutturali che guidano la crescita. Noi l'abbiamo pensato così, suddividendolo in tre tipi di approcci tematici, focus sulla qualità e approcci flessibili. Il criterio più importante per noi è quello di selezionare aziende con bilanci solidi e molto competitivi, quindi hanno aziende che hanno una presenza globale con una certa competitività, quindi che permettono anche di essere resistenti e resilienti, una parola che si usa moltissimo in questo ultimo periodo nelle fasi di stress e quindi consentono soprattutto di ripartire con più grinta. Quindi noi preferiamo proprio un portafoglio concentrato di pochi titoli individuati con convinzioni nelle tesi di investimento. I nostri gestori azionari, in particolare di lungo termine, preferiscono proprio un approccio buy and hold e adottano una filosofia che si basa sulla convinzione fondamentale che nel lungo periodo i rendimenti degli azionisti dipendono dalla capacità dei business sottostanti di generare una crescita degli utili. Per questo motivo, uno dei criteri adottati in questo tipo di strategie è proprio la selezione di società in grado di generare un tasso di crescita di flussi di cassa per almeno il 20%. Quindi questa è una gestione davvero molto attiva che ci permette di andare a selezionare al di fuori del benchmark
quali sono i champion, le società migliori inserite in un contesto di grandissima crescita. Questo approccio core per noi può essere diversificato anche con approcci più flessibili e tematici. Parlando degli approcci flessibili, noi cerchiamo di andare a selezionare sempre in maniera molto attiva e andare a individuare asset class alternative, ma che aiutino anche non solo a diversificare il portafoglio, ma anche a decorrelare dall'andamento dei mercati. E mi riferisco a dei fondi multi-asset davvero diversificati e in grado di investire, ad esempio, in energie rinnovabili, in oro, in infrastrutture, in settori alternativi che, come dicevo prima, siano in grado di portare rendimento e in grado soprattutto di decorrelare dai mercati e proteggere il portafoglio nei momenti di stress dei mercati. Portafogli che secondo noi devono essere, riferendomi anche a quello che ha detto il collega Rosti, devono avere approcci anche liquidi, trasparenti e molto semplici. In ultimo, il nostro approccio su cui ci stiamo particolarmente focalizzando, si tratta dell'approccio tematico, quindi dei fondi tematici che possono aiutare gli investitori a guardare al di là del breve periodo, per avvantaggiarsi appunto dei trend strutturali di crescita che generano ricchezza e anche rendimenti, non soltanto per un anno, ma anche chiaramente nel più lungo periodo. Naturalmente, tutto ciò si fonda su una nostra gestione attiva e quindi nella decisione di esperti gestori che abbiano una presa sui mercati acquisita con decenni di esperienza in tutte le fasi dei cicli economici. Bene, io nel frattempo volevo sentire la stessa cosa, il parere di Rosti su questi temi, però nel frattempo è arrivata un WhatsApp da uno dei nostri ascoltatori, io lo girerei proprio alla dottoressa Paolo perché torniamo al discorso iniziale, quindi prima abbiamo visto quattro scenari diversi. Evidentemente il nostro ascoltatore ha percepito molto più vicino al suo pensiero lo scenario peggiore, perché fa una domanda un po' particolare, secondo me forse un po' in ottica di trading più che di lungo periodo di cui vogliamo parlare oggi, però chiede, e non è sbagliato, quale fondo sentirebbe di consigliare in vista di quello che potrebbe essere a breve un momento non bello per le borse? Ovviamente non le chiediamo di dirci nome e cognome di un fondo, ma magari chiediamo di capire quale potrebbe essere un atteggiamento un po' più difensivo, ecco, che si possa concretizzare attraverso la forma dei fondi. Sì, una domanda molto interessante perché c'è un grandissimo dibattito. Il tema, come dicevamo anche in precedenza, è un tema è duplice. Da una parte, c'è la necessità comunque di guardare oltre il breve periodo e questo è necessario soprattutto nell'ambito di una gestione attiva per permettere comunque agli investimenti sottostanti di poter esplicare, di poter dire la loro in termini di appunto rendimenti futuri. Dall'altra parte c'è un tema strutturale che stiamo osservando ed è il tema della protezione del capitale durante soprattutto le fasi di stress. Questo è un aspetto importante perché si va a inserire su un tema che è quello della ricerca del rendimento nell'ambito dei portafogli fixed income, quindi obbligazionari. Sappiamo bene che un tipico portafoglio di un cliente, un tipico portafoglio appunto di un cliente europeo e quindi anche italiano, è costituito per la maggior parte della componente obbligazionaria. Questo vuol dire che tendenzialmente adesso con l'intervento delle banche centrali, con i tassi di interesse a questo livello, i rendimenti chiaramente della componente obbligazionaria sono quasi inesistenti, pur avendo una volatilità sempre più importante. Il vero tema per un investitore è adesso andare a cercare soluzioni che possono
inserirsi, dare degli ottimi rendimenti aggiustati per il rischio, quindi che possono offrire in qualche modo un'alternativa al fixed income. Permettetemi, alternativa lo metto tra virgolette perché non sarebbe una sostituzione. Quindi abbiamo in questo ambito la soluzione migliore, soluzione flessibile. Quindi soluzioni che consentano davvero di mantenere le promesse che hanno nell'ambito dei loro obiettivi di investimento, ovvero raggiungere, cogliere i rialzi di mercato, ma contenere i ribassi con una volatilità molto tipica, quella di quella di un'obbligazione, di un fondo obbligazionario. Questa è un po' la soluzione che consiglio in questo contesto di mercato ed è le soluzioni che spesso proponiamo sia per un portafoglio a complemento, ecco, di portafogli particolarmente incentrati sull'obbligazionario, quindi la maggior parte, ma anche per portafogli un po' più volatili che vogliono cogliere le opportunità del mercato senza, pur contenendo, inserendo queste tipologie di investimenti, i momenti di ribasso. Certo. E poi naturalmente il nostro ascoltatore Paolo, che ci ha scritto questo messaggio, questa domanda, probabilmente effettivamente guardava alle cose in maniera molto molto tattica. È ovvio, i fondi di investimento si conciliano, si possono conciliare anche con l'ottica tattica. Diciamo che forse qui entrano in gioco anche le modalità di sottoscrizione, nel senso che probabilmente un accumulo nel tempo, un investimento diluito nel tempo, poi permette anche di superare gli alti e bassi, in questo caso bassi, del mercato. Allora torniamo invece a noi, perché Rosti, con la dottoressa Paolo poco fa abbiamo visto varie alternative che si stanno un po' stagliando all'orizzonte e che già hanno fatto bene negli ultimi mesi, no? Abbiamo parlato di tematici, abbiamo parlato di ESG, non solo, sono usciti poi durante la discussione anche gli alternativi, flessibili, scusate. Allora, siccome voi è verissimo, come Vanguard, siete tra i numeri uno degli ETF, però all'interno della vostra gamma di offerta c'è veramente tutto, no? Compreso, io so che probabilmente uno dei fondi che è andato meglio in questo periodo qua, uno degli ETF che è andato meglio in questo periodo, è stato proprio relativo ai mercati emergenti, no? Sembra la cosa più strana, perché quando si parla di ETF si pensa a grandi panieri omnicomprensivi, invece questo molto molto indirizzato, molto specifico. Allora volevo sentire anche il suo parere su queste tendenze che sono emerse. Possono essere veramente dei cavalli di battaglia anche per i prossimi mesi? Io penso che l'innovazione debba essere sempre uno degli aspetti da considerare quando si parla di nuovi strumenti, nuove soluzioni di investimento. Riguarda la vita di tutti i giorni, riguarda l'economia, riguarda anche i mercati finanziari e risparmio. Però, a mio modo di vedere, non bisogna confondere l'innovazione con le mode del momento o con strumenti che spesso e volentieri vengono utilizzati per raccontare le famose storie agli investitori. Cioè, in un mercato e in un mondo fatto di vendita di prodotti, quello che diventa importante è la novità da raccontare, la storia da raccontare per vendere un altro prodotto e per raggiungere un po' quello che è l'obiettivo appunto di vendita di prodotti. Se noi cambiamo questo paradigma e ragioniamo sull'efficienza del risparmio, l'efficienza degli investimenti, consideriamo questi aspetti come secondari e neanche tanto importanti. Mi spiego meglio. La storia, più che la storia, gli studi dimostrano che il 90% e più dei ritorni del proprio portafoglio di investimento derivano da una corretta asset allocation, cioè da una corretta gestione dei propri risparmi a lungo termine, non dallo stock picking, dal bond picking, dal tema, dal settore, da. Io dico sempre, ma se ci sono certi investitori istituzionali e gestori di fondi che fanno fatica a fare il benchmark,
con una serie di strumenti a disposizione, tra cui derivati, e con delle conoscenze tecniche di livello elevatissimo, non possiamo pretendere noi, investitori privati o consulenti, di fare meglio di quello che fanno i gestori di investimento. Quindi il punto è, tutti questi temi devono essere trattati come un elemento secondario rispetto all'idea di costruire un portafoglio con la parte core al centro fatta di strumenti a basso costo che replicano un benchmark e che di fatto non deviano dal proprio obiettivo di investimento. Perché l'altro rischio, l'altro grosso rischio, è che se inseguiamo i temi, se inseguiamo i settori, se inseguiamo certi mercati, è chiaro che poi dobbiamo mettere mano continuamente al portafoglio perché oggi ha perso questo settore, domani pensiamo che possa vincere quel settore. E continuare a fare trading sul proprio portafoglio erode la performance e il rendimento a lungo termine. Quindi bisogna ragionare su un paradigma diverso. Possono essere alcuni di questi strumenti efficienti in un portafoglio fatto da strumenti di lungo termine efficienti? Sì, possono in maniera limitata, assolutamente in maniera limitata, però dobbiamo vederla in questi termini. Se invece incorriamo i temi, i settori, il grosso rischio è di far perdere ai propri investitori efficienza di portafoglio. E lo vediamo su una serie di aspetti. Si è parlato molto del mercato americano in chiave ESG. È verissimo che i benchmark ESG hanno battuto i benchmark tradizionali del mercato americano, ma questo è successo perché i benchmark ESG del mercato americano sono pieni di tech. E quindi, se sono pieni di tech, il peso dei titoli tech è superiore al peso dei titoli nell'indice S&P 500. È ovvio che gli indici ESG superino gli indici tradizionali. Questo è magari legato alla crescita del settore tech. Quindi, se io avessi investito soltanto in un mercato ESG ex settore tech, probabilmente avrei avuto le performance peggiori. Lo dico questo perché, ripeto, a volte le mode e le letture superficiali rischiano di inficiare la bontà degli strumenti. Quindi questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è legato agli investimenti ESG, che sono e saranno parte del futuro del risparmio. Sappiamo benissimo come è cresciuto il mercato negli ultimi anni. Io, nella mia esperienza precedente, parlavo di investimenti passivi ESG a investitori istituzionali che faticavano a seguire certi ragionamenti. Oggi il 50% della raccolta in ETF nel mese di settembre sta in ESG, quindi siamo tutti consci che questo aspetto rappresenterà il futuro del risparmio e penso che con i millennials, con i nuovi giovani, diventerà un elemento ineludibile. Dobbiamo porci soltanto un punto di domanda su una serie di aspetti, e cioè gli indici tradizionali diventeranno indici ESG o gli indici ESG saranno indici tradizionali? Io non ho la risposta, però può essere che una delle due opzioni abbia il sopravvento, quindi dobbiamo considerare anche questo aspetto. L'altro aspetto è, se viviamo solo di indici ESG, come possiamo sperare, e questo lo dico da una società che è la seconda società di gestione di risparmio al mondo, che ha una forte inclinazione all'investment stewardship, come pensiamo di essere capaci di indirizzare e influenzare i board di quelle società che oggi sono escluse dagli indici ESG? Come possiamo pensare che escludere certe società dagli indici da cui investiamo non possa avere un impatto economico e sociale, ad esempio, su aree in via di sviluppo? Se chiudono alcune società che oggi sono escluse dall'indice ESG, intere regioni dei paesi in via di sviluppo rischiano di trovarsi con un tasso di disoccupazione al 90%. Perché dico questo? Da una società che ha al proprio interno una serie di prodotti ESG e che continua a investire. Perché le letture, ancora una volta, devono essere fatte in maniera approfondita e non superficiale. Bisogna prendere una serie di aspetti in considerazione. E bisogna partire dall'efficienza del portafoglio e non dai temi di vendita. Solo così si supererà il conflitto di interesse e il rischio di rincorrere un tema alla volta. Chiudo con gli alternativi. Per Vanguard è sempre stato un elemento lontano dalla propria predisposizione di investimento, fatta di strumenti semplici, trasparenti, a basso costo, liquidi su indici tradizionali.
Anche Vanguard ha iniziato a investire in quest'area. Negli Stati Uniti abbiamo lanciato un fondo che investe in sottostanti alternativi, e riteniamo che questa asset class possa, in misura ovviamente contenuta, dare efficienza al proprio portafoglio in un'ottica di lungo termine. Fermo restando che, come dicevo all'inizio, non dobbiamo dimenticarci dell'aspetto liquidità, che ha un costo e ha un valore. Quindi sono tutti temi, come dicevo, interessanti, tutti temi che possono aggiungere efficienza al portafoglio, ma non si deve partire dai temi, non si devono partire dalle mode, non si devono partire dai trend, perché questo può permettere un volume di vendita importante. Bisogna partire dall'efficienza di portafoglio e guardare a questi temi in maniera approfondita per capire come può impattare un portafoglio di investimento. Ecco, naturalmente lasceremo la replica anche alla dottoressa Paolo tra pochissimo, però volevo approfittare della chiusura di Rosti proprio per chiederle, secondo me il concetto di fondo suo è ok, prima pensiamo all'allocazione generale del portafoglio, poi faremo anche le scelte sulle singole strategie. Allora le chiedo, ma a suo giudizio questo che stiamo vivendo, con tutto quello che ci portiamo, dalla crisi sanitaria a quella economica, può essere un momento giusto per ripensare il proprio portafoglio? Cioè, un consulente oggi dovrebbe andare a casa, in ufficio del proprio cliente e fare il punto della situazione, chiedere in questo momento di rivedere le scelte perché c'è stata una spaccatura troppo forte, oppure non è ancora il momento? Io penso che ogni giorno debba essere utilizzato per migliorare il portafoglio del proprio investitore, del proprio cliente. Quindi la risposta è sì, ma le rivoluzioni rischiano sempre di essere nocive. Quindi bisogna farlo ragionando passo per passo e con un'ottica di lungo termine, non cambiando continuamente. Io prima di passare al risparmio gestito, i primi 3 anni li ho passati all'ANAS, a lavorare all'ANAS, l'Associazione dei Consulenti Finanziari. Quindi ho avuto la possibilità di riscontrare quanti professionisti eccezionali ci sono a gestire il portafoglio dei propri investitori. Però bisogna fare un passo in avanti e bisogna ragionare su un'allocazione core efficiente, e sul resto, il resto sono aspetti secondari. Noi vediamo i mercati efficienti, la diffusione di strumenti bilanciati di gestione del portafoglio, come possono essere le gestioni patrimoniali o dei fondi di fondi, con un'allocazione statica di asset allocation, che può sembrare una contraddizione in termini, ma e permette al consulente di dedicarsi all'esigenza a 360 gradi del proprio cliente, quindi di fare più da coach, di fare più da gestore della relazione, di fare più da esperto capace di investigare i bisogni dei propri clienti, e allo stesso tempo anche di ottimizzare una gestione del portafoglio che permetta poi anche di crescere il patrimonio dei propri clienti, il numero di clienti sottostanti. Quindi bisogna avere chiari gli obiettivi di lungo termine, e da oggi agli obiettivi di lungo termine bisogna fare dei passi uno alla volta, in modo tale che si raggiunga quel percorso di efficienza che può mettere sempre più in rilievo la capacità e professionalità dei consulenti finanziari. Benissimo, ecco Rosti, si prepari perché è arrivata un'altra domanda per lei, quindi chiuderemo probabilmente con questa domanda, però nel frattempo volevo tornare alla dottoressa Paolo, credo che una replica sia assolutamente corretta, anche perché chiaramente la mia era una domanda indirizzata ad andare a trovare delle soluzioni per questo nuovo mondo e quindi siamo usciti tutti quanti con alcune soluzioni molto specifiche. Io penso che lei possa concordare con Rosti per quanto riguarda la necessità poi di inserire queste scelte all'interno di un portafoglio ben articolato, insomma. Assolutamente sì, l'asset allocation piuttosto che l'efficienza di portafoglio deve essere l'obiettivo principale di un professionista finanziario, quindi totalmente d'accordo. È chiaro che al di là delle mode, dei singoli temi, o piuttosto concordo pienamente nell'andare a individuare dei settori che sono più importanti in questo momento piuttosto che non lo sono. Come dicevamo già dall'inizio,
Il tema principale per un gestore attivo è quello di andare a guardare oltre la volatilità di breve, andare a guardare oltre questo momento, andare a individuare quelle che sono le possibilità che offrono i mercati per rendere sempre più efficiente i portafogli dei nostri clienti e soprattutto generare rendimenti interessanti nel più lungo periodo, senza con questo chiaramente poter continuamente ritoccare il portafoglio del cliente, ma con convinzioni importanti per quanto riguarda le scelte di portafoglio. E questo chiaramente non può prescindere questo ragionamento dall'inserimento di strumenti che vanno a guardare proprio singolarmente quali sono i titoli che possono costantemente portare rendimento al proprio portafoglio. Lo facciamo con diverse strategie, ma chiaramente lo si fa dal nostro punto di vista con strategie attive, anche se poi sostanzialmente in un mondo nuovo anche noi ci poniamo il problema appunto del rendere sempre più efficienti i nostri strumenti, tant'è che infatti abbiamo già da tantissimo tempo una categoria proprio di investimenti che chiamiamo Efficient Beta. Questi sono strumenti che si collocano tra l'attivo e il passivo e che riescono a sovraperformare indici molto efficienti e d'altro canto riescono anche a contenere i ribassi durante i momenti appunto di storni dei mercati. È in questa categoria di investimenti che stiamo ponendo particolare attenzione, quindi strumenti che utilizzano anche tecniche innovative di trading, che efficientano proprio i costi di trading, di leva e anche differenziazione appunto per generare rendimenti in linea o superiori a quelli degli indici, con costi, come dicevamo, molto efficienti e molto competitivi proprio anche rispetto a competitor come appunto Vanguard. Quindi stiamo lavorando proprio in questi giorni per ampliare la nostra gamma di fondi Efficient Beta con dei nuovi arrivi, vi anticipo, anche molto importanti, dedicati naturalmente al reddito fisso. Quindi saranno a disposizione a brevissimo degli investitori italiani, quindi europei e in particolare degli investitori italiani. Quindi continueremo comunque ad innovare con proposte consolidate, quindi con nuove strategie particolarmente interessanti. In particolare guardiamo ad esempio al mercato dei Fallen Angel, quindi uno dei segmenti a nostro avviso anche più promettenti nell'ambito proprio del credito societario, quindi in un periodo in cui le difficoltà economiche causano anche downgrade di rating che spingono proprio il prezzo di alcuni bond al di sotto del loro valore effettivo. Mentre chiaramente le politiche monetarie accomodanti continuano a contenere il livello di default. E questo è un po' il nostro tema, quindi i nostri temi principali. Poi, tra l'altro, un altro, noi come società, come sapete, abbiamo un modello organizzativo piuttosto interessante. Abbiamo ben 8 società di gestione, dove ogni società ha la propria direzione degli investimenti, ha la propria esperienza su una determinata categoria di investimenti. E una di queste società è particolarmente si occupa di debito sub-investment grade e proprio in questo ambito che stiamo lavorando moltissimo anche nell'ambito appunto del private debt che era appannaggio di investitori istituzionali fino a poco tempo fa, ma adesso anche grazie all'introduzione di ELTIF e di altri veicoli riusciamo anche a portare l'attenzione di investitori di alta fascia un po' con portafogli importanti. Stiamo vedendo, assistendo Bene. anche sempre di più a un'attenzione appunto a queste strategie. La devo solo interrompere perché altrimenti rischiamo di sforare e voglio tenere fede Sforare. alla domanda per Rosti. E,
Tra l'altro è velocissima, neanche riferita a lei, ma una cosa che ho detto io, e quindi potrebbe anche non essere del tutto corretta, perché io ho citato un ETF sui mercati emergenti come quello che ha fatto meglio negli ultimi mesi, e appunto Max ci chiede, si potrebbe approfondire innanzitutto qual è questo ETF, e quindi lascio lei la risposta, dica se sono stato corretto oppure no. Ma bisogna guardare quale mercato emergente e confrontarlo con una serie di altri prodotti che hanno fatto molto bene, come il mercato americano sulla parte tech. Quindi la risposta richiede un po' più di approfondimento, a mio modo di vedere, per essere precisi. Beh, allora, benissimo, abbiamo fatto anche in fretta, ma era giusto dare risposta a una delle domande che sono arrivate. Io vi ringrazio, ci sarebbero tante cose da dire, però mi piace chiudere riprendendo le parole della dottoressa Paolo. In un momento così difficile il risparmio gestito va avanti, lo dimostra il fatto che a breve ci saranno delle novità appunto di prodotto che arriveranno in Italia. E, direi che è la migliore conclusione, quindi un'industria che va avanti e sempre in salute. Insomma, grazie ancora per essere state con noi, Simone Rosti e Stefania Paolo. Grazie a voi. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. E ricordo a tutti alle 15:30 un altro workshop insieme ad Allianz Global Investors. Saranno con me Filippo Battistini, Michele Scolletta, Massimiliano Maxia, quindi appuntamento alle 15:30.